Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questa è una nuova puntata della miniserie podcast, una serie dove si parla a ruota libera di cose, cose belle ma anche cose brutte, e oggi tocca al triste caso Evangelion, visto che praticamente non ne ha parlato nessuno. Scherzi a parte, il famosissimo anime di Hideaki Anno, che debuttò in Giappone nel lontano 1995 prodotto dallo studio Gainax, di recente è stato ridoppiato per essere inserito nel catalogo Netflix italiano. Ora, per chi non lo sapesse, cioè per quei malvagi, meschini e poco raccomandabili individui che adorano guardarsi queste cose in lingua originale, c'era già stato un doppiaggio nel 2000 che, recitando le sante parole di Wikipedia, fu gestito dallo studio Coop Eddie Cortese, e la direzione di quel doppiaggio fu affidata per i primi 6 episodi a Fabrizio Mazzotta, un bravissimo doppiatore nonché dialoghista, famoso per essere stato la voce di Oscar in tutti i film di Dragon Ball curati da Dynamic Italia, ora Dynit. Mentre per gli episodi dal 7 in poi la direzione passò a Paolo Cortese, che aveva già lavorato al doppiaggio del 96 di Ramma e Mezzo e a quello di fine anni 80 di Dottor Slump e Arale. Ma torniamo a noi, perché questo nuovo secondo doppiaggio di Evangelion ha fatto letteralmente esplodere il web? Beh, ragazzi, la risposta è semplicissima: perché fa schifo, è orripilante. O almeno, questo è quello che dicono praticamente tutti in giro, ma sebbene sulla carta sì sia comprensibile come affermazione, a livello tecnico detta così, beh, potrebbe non risultare del tutto esatta. Il problema infatti riguarda la concezione stessa di doppiaggio, un termine che noi, io per primo, usiamo spesso per indicare in modo estremamente generico e sommario il processo mediante cui si va a sostituire una lingua all'interno di un'opera audiovisiva come un film, uno spot pubblicitario o, nel nostro caso, un anime. A questo proposito vorrei suggerirvi un bellissimo video di Giovanni Pizzigoni, in arte Gio Pizzi, che ha fatto di recente, sempre a tema Evangelion, e in cui parla un po' della crisi che il doppiaggio italiano sta vivendo dagli anni post-2000 in poi. Gio Pizzi, che è uno dei miei youtuber preferiti, per prima cosa analizza effettivamente quello che è il procedimento del doppiaggio, che consta fondamentalmente di 3 fasi. Fase 1, la traduzione. Semplicemente si traduce parola per parola dalla lingua originale a quella in cui si vuole ridiffondere l'opera, in modo da avere la base per riproporla. Fase 2, l'adattamento, la fase più difficile, perché una volta tradotto tutto quanto non si può certo recitarlo così com'è, bisogna fare un complicatissimo lavoro di reinterpretazione e appunto adattamento. Infine, fase 3, la recitazione. Il doppiatore recita ciò che è stato tradotto e adattato, in modo da dare nuova voce al personaggio doppiato. Come avrete sicuramente capito da voi, i problemi 9 volte su 10 vanno a colpire la fase numero 2, e cioè l'adattamento, che dovrebbe tenere conto di 2 aspetti importanti: la differenza culturale e linguistica e il ritmo del labiale. Per quanto riguarda il ritmo del labiale, è molto semplice: se una frase in inglese o francese o giapponese o quello che volete voi è fatta di 5 parole e la sua traduzione letterale italiana è di 10 parole, ovviamente bisognerà ricostruirla in modo da non alterare troppo il significato, per mantenere però più o meno identico il tempo di pronuncia, di dizione. Non si può certo sentire la voce che parla mentre il personaggio ha la bocca chiusa, o no? Invece la differenza culturale è il vero tasto dolente, pur essendo per assurdo il cuore dell'adattamento, secondo me. E il tema anime è perfetto per spiegare questa cosa. Gli anime sono cartoni animati giapponesi, fino a prova contraria, e il Giappone possiede una cultura estremamente diversa da quella italiana, anzi, da quella occidentale in generale, direi, non è certo una novità questa. Esistono modi di dire, espressioni, locuzioni, termini, toni, eccetera, eccetera, che non hanno sempre un corrispettivo in altre lingue, proprio a causa di questa diversità culturale, e occorre quindi in fase di adattamento andare a lavorare su tutti questi aspetti linguistico-culturali in modo da ottenere un prodotto fruibile dal nuovo pubblico, che è un pubblico diverso da quello pensato per l'opera originale, nel nostro caso noi italiani. Questo processo viene spesso definito localizzazione linguistica e concerne molto anche la semiotica, cioè la disciplina che studia i segni e il modo in cui questi segni abbiano un significato.
Ed è proprio il motivo per cui è la fase più difficile dell'intero procedimento di doppiaggio, perché a volte è quasi impossibile conservare interamente il senso, il significato, lo stile e tutte le sfumature della versione originale anche in quella adattata, ma viceversa, se la versione originale non venisse adattata, risulterebbe incomprensibile al pubblico diverso a cui deve essere indirizzata. Ed ecco quindi che arriviamo al nostro caro Evangelion. Capite perché dire che il nuovo doppiaggio di Evangelion fa schifo è effettivamente impreciso? Perché i problemi stanno tutti nella fase dell'adattamento. Ora, io non conosco la lingua giapponese, quindi non ho idea della bontà delle traduzioni, ma confido che gli studi di doppiaggio abbiano esperti che sappiano le lingue, altrimenti non avrebbe molto senso lavorare in questo settore. Mentre in tema recitazione barra doppiaggio effettivo non ci sono poi tutti questi orrori, anzi, le voci sono buone, lo standard è medio, valido, forse non un'opera d'arte, ma accettabile. Rimane quindi l'adattamento. Lasciando un attimo da parte il discorso apostoli invece che angeli, che quello in realtà è l'ultimo dei problemi essendo un'opinione, un'interpretazione, ci sono di quelle frasi in questa nuova versione di Evangelion che non stanno veramente né in cielo né in terra. L'avrete sentita fino alla nausea, ma vi mostro quella che mi ha fatto più ridere per non piangere. Nessuna recalcitranza! Abbattete l'obiettivo a qualsiasi costo! Di nuovo, ne hanno parlato tutti e io sono solo l'ultimo degli stronzi, ma mi piacerebbe davvero capire perché si sia optato per queste parole, anziché per altre più fluide, più comprensibili e soprattutto più utilizzate. Nel senso, là fuori, nella vita reale, chi è che parla in questo modo? Io credo nessuno. Cioè, sono sicuro che se andassi in giro nelle scuole superiori a chiedere ai ragazzi dalla prima alla quinta cosa significhi la parola recalcitranza, forse due o tre mi darebbero una risposta più o meno corretta. Ma che termine è? Ma da dove l'hanno tirato fuori? Non ha senso, secondo me, riempire i testi di paroloni aulici e ricercati che sono quasi spariti dal gergo comune. Si va a creare una situazione di pesantezza che stona nel complesso, come se fosse innaturale. Ecco, innaturale è la parola giusta. Questi dialoghi sono innaturali, sono brutti, macchinosi, non si possono davvero sentire. Ma del resto stiamo parlando del lavoro di Gualtiero Cannarsi, che da sempre fa così, e la prova sono i suoi adattamenti dei film dello studio Ghibli. Infatti Cannarsi è responsabile della direzione artistica italiana dei lavori dello studio Ghibli dal 2005, con il Castello Errante di Howl, e questa cosa la si può riscontrare bene o male in praticamente tutti i suoi dialoghi. Termini mai sentiti prima che devi controllare nel vocabolario, costruzioni fraseologiche assurde che devi ascoltare tre volte per capire, sintassi che boh, non usava nemmeno Manzoni nei Promessi Sposi. Purtroppo io sapevo già che probabilmente sarebbe stato Cannarsi il direttore del doppiaggio di Eva, anzi, no, scusate, dell'unità prima, perché Paolo di Anime Manga Ita, qualcosa come 6 o 7 mesi fa, facendo un po' il detective Conan dell'internet, era riuscito a trovare parecchi indizi su vari siti, ma ho sperato fino all'ultimo che si sbagliasse. E invece, ahimè, aveva proprio ragione. Nel senso, stiamo parlando di cartoni animati che vengono visti per definizione dai ragazzi, non solo lo so, ma non dilunghiamoci oltre, non è questo il momento. Che senso ha renderli così farraginosi e incomprensibili? Nessuno parla così in quelle situazioni, io veramente non capisco, ma fatemelo fare a me piuttosto, mi offro volontario per fare l'adattatore o il dialoghista. Ovviamente sto scherzando, ragazzi. È chiaro che Cannarsi ha alle spalle un certo background da professionista, un bagaglio di esperienze non da poco, voglio dire, è il suo mestiere. Però veramente questo modo di lavorare è un'incognita. Ormai mi conoscete, io sono sempre stato un difensore incrollabile delle opere tradotte e poi doppiate. A me piace capire quello che i personaggi dicono, mi piace sentire le voci in italiano. Insomma, a livello di gusto puramente personale, preferisco i lavori doppiati, quelli in giapponese se posso li evito, ma qua è stata messa a dura prova anche la mia fedeltà all'italiano, eh? Intendo, persino un sordo si accorgerebbe che qui qualcosa non va. Io ho provato a interrogarmi sul perché Cannarsi lavori in questo modo. Insomma, è giovane, è del 76 stando a Wikipedia, quindi non si può giustificare tutto dicendo vabbè, è un Matusa, un vecchio, un dinosauro del secolo scorso che non è riuscito a salire sul treno del progresso e dell'evoluzione. Quindi deve essere una particolare ossessione sua, come se lui fosse, boh, un purista?
uno di quelli convinti che l'interpretazione e la rielaborazione siano il male assoluto e che quindi ci si debba affidare alla traduzione letterale pura? O forse è per un discorso artistico, magari in questo modo lui crede di valorizzare l'opera in questione? Non lo so ragazzi, giuro, non riesco a capire, ma mi domando se poi, una volta riguardato il suo lavoro, lui possa effettivamente dire «Oh, che bravo che sono stato!». Non vi nascondo che mi piacerebbe un sacco intervistarlo, in tutta calma e senza attaccarlo o accusarlo, ovviamente, solo per riuscire a capire il perché di questa sua linea politica d'azione. Un'altra cosa che tutti hanno criticato è stata la scelta di lasciare alcune espressioni in inglese. In realtà io non ho mai visto Evangelion in lingua originale, quindi non so se quelle espressioni sono in inglese anche nell'originale nipponico, però sta di fatto che in questa versione Netflix lo sono, come la nuova mina Enchu, per esempio, che sembra tipo uno starnuto. Significa che useranno una mina Enchu! Ecco, ci sono dei casi in cui alcuni personaggi sono proprio pensati e studiati per avere uno slang particolare e magari usano spesso termini in inglese o in altre lingue diverse, quindi è giusto lasciarli laddove si può. Questo tratto distintivo, ad esempio, mi viene in mente in Masamune Date di Sengoku Basara, che si rivolge sempre ai suoi soldati in inglese, con frasi tipo «Let's go», «Let's fight» o robe di questo genere. Ma perché dire «una mina Enchu»? Perché non semplicemente una mina N2 o N-quadro, come nel primo doppiaggio del 2000? Qual è la ragione che ti spinge ad usare l'inglese proprio così, a caso, senza un'apparente logica? Forse perché gli armamenti tecnologici sono più credibili se detti in inglese? Ma mi sembra una motivazione scarsa, non sufficiente. Vi prego, spiegatemelo, aiutatemi, fatemi aprire gli occhi, ditemi che voi sapete perché, altrimenti veramente soffro, ci sto malissimo. Bene, ora basta però, questo pippone sul doppiaggio e su Eva è finito, direi che ho parlato anche troppo. Lasciatemi nei commenti qui sotto i vostri punti di vista, i vostri pareri, se apprezzate il lavoro di Cannarsi o no, tranquilli, non vi mangia nessuno se siete suoi fan, eh? Ditemi anche se vi piacerebbe un video più analitico su Evangelion come anime a sé proprio, perché sì, ho detto che non mi piace particolarmente, ma non si può certo negare la sua importanza all'interno del settore, sarebbe da idioti farlo. Poi statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video!